De e lei è una che fa retromarcia, partirei, non ha il coraggio delle però, sue idee. Da Benetazzo. Quando la richiamano all'ordine, ha cambiato da così a così. Parto da Benetazzo. Aspettiamo che lo faccia anche un sulla... intervento sulla poligamia. Nella platea, ma. No. Poligamia è un'associazione per i poligami, cerco soci fondatori. Allora, queste polemiche più di ordine politico-culturale, il ministro Chieng, le polemiche sulla poligamia, il ministro di colore o no, tu che scrivi questo post, Stefano, che adesso vado a prendere, cosa ne anch'io? Pensi? Dopo, prima ho chiesto a Benetazzo. L'esempio della diatriba che è emersa prima fa capire quando vengono snocciolati i dati che sono sul piano economico inconfutabili e che quindi dimostrano... Da un attimo, perché Benetazzo è invitato, lo abbiamo apprezzato tante altre volte, ha delle precise idee, possono far ridere o no, ma rispetto... Non è rispetto che lei chiede a noi. Anche sull'immigrazione. Lo abbia verso il nostro rispetto. Prego. Della tradizione. Lei lo chiede a noi. Benetazzo, continui. Lo abbia anche verso di noi. No, Benetazzo non ha parlato. Non ha parlato. Ha detto dati che hanno suscitato polemiche. Chiederei a Benetazzo di dare dei dati. Certo, il bollettino trimestrale della Banca d'Italia. Se lo lasciamo parlare, silenzio, Benetazzo, prego. A dicembre 2012, quindi ultimo trimestre di quest'anno, ha menzionato che per 2010, 2011 e 2012 dall'Italia si sono verificati un flusso di rimesse ufficiali attraverso intermediari finanziari autorizzati di 21 miliardi. Ricordiamo certo. Sempre che quell'annosa vicenda dell'IMU sulla prima casa pesa 4 miliardi. Che cosa significa 21 miliardi? Ufficiali, poi ci sono anche i canali cosiddetti che non possono essere monitorati causa rimesse brevi mano e così via, o esportazioni di capitali illegali. Questo è denaro che dovrebbe circolare in Italia, alimentare il mercato di consumo interno o meglio ancora essere sotto forma di giacenza presso le banche italiane a rafforzarne il sistema e a far prosperare l'economia. Che cosa accade invece? A dimostrazione del fatto che in tutti i paesi che hanno subito in pochi anni un'ingerenza del fenomeno sul piano quantitativo particolarmente consistente, subiscono dei danni economici che sono quantificati sul piano finanziario, sul piano della contrazione del valore di mercato di determinati asset immobiliari e non da meno anche sulla cosiddetta desindacalizzazione del lavoro. Lo lasci finire, fatelo concludere brevemente, concluda Benetazzo, poi andiamo a Agnoletto e Otto Bicciocca. Ti prego, arriva a una conclusione. La conclusione è nel momento in cui vengono esternalizzati determinati dati che oggettivamente fanno capire come non per l'Italia ma per tanti altri paesi all'interno dell'area mediterranea subiscono un danno economico a fronte del fenomeno immigratorio perché non è controllato sul piano meritocratico o qualitativo. Vale a dire che ci sono paesi come l'Inghilterra, la Svizzera, l'Australia, Singapore e così via discorrendo, che hanno una politica di immigrazione molto ma molto più severa a cui noi dovremmo guardare. E che cosa presuppone questa severità? La qualità, cioè il verificare se il soggetto che entra ha dei requisiti professionali, imprenditoriali che apportano ricchezza al paese. Quello che invece noi vediamo oggi è che Allora, secondo me l'intervento che mi ha preceduto, nessuno si offenda, ha messo insieme cose che tra di loro non c'entrano assolutamente nulla.